In due video precedenti, che vi andrò a lasciare qui da qualche parte come scheda da cliccare, abbiamo visto quali sono le regole principali che io reputo importanti e necessarie per poter andare a creare un proprio portafoglio di soli ETF. A quelle regole avevo dato un contesto e mentre nel primo video parlavo del fatto che chi non si sentiva pronto poteva utilizzare ad esempio un servizio gestito come Moneyfarm, nel secondo invece andavo a spiegare una serie di siti e strumenti che secondo me potevano essere utili per svolgere il lavoro di creazione scelta per proprio conto. Da quel video sono scaturite alcune domande che ho ricevuto e per le quali mi si chiedeva concettualmente: ma al di là di sapere o non sapere creare il portafoglio di ETF da solo, quali sono svantaggi e vantaggi esistenti se io volessi utilizzare un servizio gestito, come ad esempio quello che ho menzionato, Moneyfarm? Ti vado a rispondere in questo video a questa e ad altre domande e ti dico anche alla fine se anch'io andrò ad optare per aprire uno di questi portafogli su Moneyfarm per diversificare i miei investimenti. Però solo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io come sempre sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto. Oggi, come anticipavo poco fa, andiamo ad approfondire i vantaggi e svantaggi nell'utilizzo di un gestore come appunto Moneyfarm nella creazione di un portafoglio di ETF, andandolo a comparare alla creazione fatta in autonomia, fermo restando che ovviamente queste sono solo mie opinioni personali e non consigli di investimento. Poi se alla fine di questo video tu decidessi di optare per la soluzione Moneyfarm, ti lascio qui sotto un link affiliato. La scelta fatta in autonomia, così come quella fatta tramite Moneyfarm, a mio parere deve sempre aderire alle regole fondamentali che io mi sono dato e che credo siano imprescindibili e che abbiamo elencato nel primo video, ma qui vado a ripetere. 1. Capire qual è l'obiettivo del portafoglio. 2. Capire anche il rischio che si vuole correre con questo portafoglio. 3. L'arco temporale che si ha a disposizione, che si vuole dare al portafoglio. E 4. Le finalità e le modalità di ribilanciamento di questo portafoglio. Per quanto riguarda il punto 4, optando ad esempio per Moneyfarm, non ci si deve occupare di questo aspetto perché gli esperti e gestori di Moneyfarm fanno tutto. Attenzione però che ho detto non occuparvene e non ho detto che non dobbiate interessarvene, i soldi sono sempre vostri. Ed è per questo motivo che Moneyfarm mette anche a disposizione un consulente dedicato da contattare in ogni momento per dubbi, perplessità o cambi di strategia. Questo è un ottimo plus per chi voglia sempre capire cosa fare e se dovesse rendersi conto che il proprio approccio iniziale, l'obiettivo o percezione del rischio fosse stato erroneamente valutato da se stessi, ecco, è un modo per agire. Volevo ricordare che Moneyfarm investe in strumenti che sono ETF e per cui non esiste una garanzia di rendimenti, essendo il tutto legato al mercato globale degli investimenti. Come in tutti gli investimenti, il capitale è sempre a rischio e le performance passate non sono assolutamente indicazioni di performance future. Prima di partire all'analisi di vantaggi e svantaggi, volevo velocemente ricordare che i portafogli al momento disponibili su Moneyfarm sono 7 e che variano il loro pacchetto di ETF da una allocazione meno volatile e più conservativa per un portafoglio di tipo 1 a per passare a un portafoglio di tipo 7, dove l'allocazione promette maggiori rendimenti a discapito però di una maggiore volatilità. Le varie opzioni intermedie offrono comunque rendimenti e volatilità variabili e sempre crescenti dall'1 al 7. La scelta dei pacchetti ideali avviene sempre dopo la compilazione di un questionario che alla fine, oltre ad andare a reperire le informazioni dei primi punti fondamentali, che sono ovviamente gli obiettivi del portafoglio, la percezione del rischio e l'arco temporale, cerca anche di stabilire quali siano le conoscenze dell'interlocutore, del possibile cliente, in termini di prodotto ETF e mercati. Alla fine del mio elenco di vantaggi e svantaggi ti dico anche se ci ho investito oppure no. Allora, partiamo prima di tutto dai vantaggi che secondo me ha Moneyfarm. Il primo vantaggio è che ci si affida ad esperti del settore che fanno questo appunto per mestiere. Si tratta di persone che conoscono i movimenti dei mercati, le ripercussioni di eventi inattesi e i possibili anche eventi congiunturali che non tutti siamo in grado di poter valutare. Numero 2. Le allocazioni possono soddisfare, a mio parere, più o meno il 90% degli investitori passivi che hanno voglia di mettere i loro soldi in una serie di panieri diversificati a costi accessibili, come appunto sono gli ETF. Numero 3. Si possono acquistare frazioni di ETF perché Moneyfarm va ad allocare in maniera proporzionale i soldi che vengono versati, in maniera tale da coprire l'asset allocation necessaria, frazionando appunto la quota degli ETF. Questo permette di avere nel portafoglio magari delle quote di ETF che potrebbero costare, se le compriamo singolarmente, 300-400 euro ad azione, mentre in questo caso possiamo tranquillamente ottenerne una parte. 4. Si tratta di una gestione semiattiva che ha dei costi bassi che si aggirano attorno all'1.28%,
per l'investitore che sta sotto i 50.000 euro, che rispetto a un fondo a gestione attiva sono sicuramente molto più bassi e abbordabili, considerato che ci si orienta a un investitore retail medio che non è detto che abbia disponibilità elevate. Numero 5. Il fatto di avere un consulente dedicato permette di non sentirsi solo o soli nell'affrontare il mondo degli investimenti, soprattutto per chi è nuovo in questo mondo e ha bisogno di un continuo flusso di informazioni o comunque di rassicurazioni sui cicli, per esempio economici, o per quali motivi un nostro portafoglio che abbiamo creato su Moneyfarm si comporti in un modo rispetto ad un altro. Numero 6. I consulenti di Moneyfarm sono indipendenti e per questo offrono un'analisi gratuita del portafoglio di investimenti anche al di fuori degli investimenti di Moneyfarm, con una valutazione complessiva della composizione e una valutazione di efficienza e qualità di ogni singolo strumento, con commenti e consigli specifici. Numero 7. Affianca alla formazione degli investimenti anche ebook gratuiti, video sulla piattaforma, analisi di mercato tramite magari delle newsletter che tengono non solo a vendere il prodotto Moneyfarm, ma anche a formare il cliente ad essere un investitore molto più consapevole e conoscitore delle dinamiche dei mercati. Numero 8. Non ci sono costi aggiuntivi oltre a quelli che ho menzionato poco fa, per cui niente costi di apertura conto, nessun costo di transazione e nessun vincolo temporale. Si può tranquillamente disinvestire quando si ha voglia, senza costi anche per questo aspetto. Numero 9. Fa da sostituto d'imposta e per cui non c'è bisogno di andare a dichiarare niente sulla propria dichiarazione di redditi, perché è un regime amministrato. Ma ovviamente non sono tutte rose e fiori, ci sono anche degli svantaggi relativi alla gestione affidata a Moneyfarm. Il primo svantaggio che mi viene in mente è che una persona molto esperta potrebbe trovare la piattaforma poco interessante, perché seppur presenti 7 portafogli di tipo diverso, questo non permette una scelta autonoma degli ETF, per cui non c'è una customizzazione che sia fruibile al 100%. Considerato quello che dicevo prima, che più o meno un 90% delle persone possono trovare interessante questi portafogli, comunque c'è sempre un 10% che potrebbe trovarli non completamente adattabili ai propri interessi. Numero 2. Per lo stesso motivo appena menzionato, gli ETF sono scelti dagli esperti di Moneyfarm. Vanno bene per le strategie impostate per i 7 portafogli, ma non si possono aggiungere ETF di nostro gradimento, proprio perché si tratta comunque di investimenti gestiti. Numero 3. Esiste una barriera d'ingresso di un minimo investimento iniziale, che è di 5.000 euro. Per chi è agli albori degli investimenti, non è detto che abbia un capitale di questo tipo per iniziare. Ovviamente questo va a far divenire Moneyfarm offline per queste persone. È un peccato, perché a mio parere è un limite che si potrebbe abbassare un pochettino. Numero 4. Le commissioni sono basse, ma comunque ci sono, e per cui questo tende a impattare leggermente sul rendimento totale alla fine di quello che è il nostro rendimento del portafoglio. È un aspetto che va tenuto in considerazione, e nel caso poi se voglio andare appunto a scegliere la piattaforma. Ecco qui i miei pensieri, vantaggi e svantaggi. Detto ciò, vado a creare un mio portafoglio Moneyfarm? Allora, sinceramente io sono tentato a farlo per andare a posizionare una parte fissa dei miei investimenti da tenere in un'ottica di un arco temporale di medio termine, diciamo sui 10 anni, su un portafoglio aggressivo che vada fra il 6 e il 7. Questo per unire alla mia gestione personale attiva del mio portafoglio anche una quota di gestione esterna che agisca non in funzione di come penso io le cose, ma che utilizzi, diciamo, un altro cervello oltre al mio, sempre che io l'abbia, diciamo. Una diversificazione ulteriore, ma non ho ancora deciso al 100% se lo andrò a fare, soprattutto se lo farò con un pack o con un PIC. Bene, spero che questo contenuto sia stato di tuo gradimento, e se così fosse ti chiedo ovviamente per favore di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e anche per la mia soddisfazione personale, oltre a un commento per farmi sapere cosa ne pensi. Ti ricordo che se tu valutassi l'opzione di iscriverti a Moneyfarm, puoi trovare, come detto prima, il link affiliato qui sotto in descrizione. A te non costa nulla, ma a me permette di andare a sostenere il canale. Cosa ne pensi della mia idea di andare a sottoscrivere un portafoglio di Moneyfarm per avere anche una gestione pseudoattiva dei miei investimenti? Nella sezione dei commenti, per favore, lasciami anche degli spunti di riflessione da condividere con tutta la community, e poi se nuovo sul canale, ovviamente ti chiedo la cortesia, se non vuoi perderti nessun video successivo, di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche. Bene, che altro dire, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!